Ciao a tutti, bentornati nel canale video di American Coffee. Vi avverto che all'inizio sarò un po' lamentosa in questo video perché ho già provato a farne un paio, 6 ore lavorative fa e un big tasty fa e uno era molto carino, l'ho cancellato per sbaglio, quindi ok, riproviamoci. Mentre nell'altro sono piuttosto odiosa e lamentosa, quindi cercherò di fare una via di mezzo in questo nuovo video. E tratterò, l'argomento che tratterò adesso è la patente internazionale, che è un argomento utile non solo alle future au pair, ma è utile anche per chi voglia intraprendere un viaggio utilizzando la macchina negli Stati Uniti. Che cos'è la patente internazionale? La patente internazionale dovrebbe trattarsi di una trascrizione della nostra patente, nel nostro caso in lingua inglese. Quindi cosa vi aspettate? Vi aspettate la nostra bella patentina, tesserina, presa e riscritta in inglese, magari un modulino esplicativo stampato da allegare alla patente? E invece no. Quando l'addetto allo sportello ve lo consegnerà, vi renderete conto che siete ripiombati nel Medioevo e riceverete questo fantastico librettino grigio tortora, che a me ricorda molto i vecchi libretti scolastici che avevo 7 anni fa. Sì, solo negli anni fortunati erano grigio tortora, perché sennò generalmente erano color vomito. Comunque, diciamo che non è quello che mi aspettavo, soprattutto per il fatto che quando me l'hanno consegnato ho notato questo sul davanti. Circolazione internazionale degli autoveicoli, permesso internazionale di guida, convenzione internazionale, un sacco di internazionale, sulla circolazione stradale firmata a Ginevra il 19 settembre 1949. Ebbene sì, la vostra prima pagina della patente internazionale non è assolutamente scritta in lingua inglese. Ma non preoccupatevi, perché logicamente l'inglese arriva all'interno, vedete, perché poi ci sono tutte queste paginettine scritte in varie lingue, inglese, russo, cinese. Ed eccola qua, la nostra pagina interessata. Cosa succede? A quanto pare la nostra patente, con le nostre belle immaginette delle macchinettine, non era abbastanza esplicativa, perché un poliziotto in America si sarebbe chiesto: che differenza c'è tra una moto e una macchina? Forse non sta guidando l'autoveicolo giusto. E allora così qui glielo scrivono bene bene per lungo e qua in parte gli mettono la letterina corrispondente alla nostra patente. Tutto ciò, diciamo che è ancora la parte meno scioccante, perché la cosa più terribile è stata questa quando l'ho aperta. Adesso vi copro i miei dati, dove qua sotto c'è scritto guida con lenti. Allora, se io devo portare questo documento negli Stati Uniti, vuol dire che lo leggerà qualcuno che non legge l'italiano, e io l'ho fatto apposta. Se qualcuno mi scrive guida con lenti in italiano, questo documento non serve a un'emerita bip, a mio parere. Comunque, la patente internazionale purtroppo è una cosa che va fatta, perché è da allegare per i primi mesi alla vostra normale patente, cioè è consigliato, non è obbligatorio, ma è consigliato farla. L'agenzia, come varie agenzie di sicuro vi chiederanno tutte di prendere questo documento. Successivamente vi dirò se ha veramente valore o no, o se non me lo chiederanno nemmeno. Comunque, la patente molto spesso, in quasi tutti gli stati, deve essere rifatta, quindi una volta che voi ragazze alla pari, future ragazze alla pari, e io naturalmente avremo preso la patente americana, questo documento non servirà più. Allora, finita la parte lamentosa, ecco ora la parte utile, dove vi spiegherò dove, come e quanto costa fare la patente internazionale. Come prima cosa avete bisogno di un modulo. Io ho qua un fogliettino esplicativo che mi hanno dato in motorizzazione, dove ci sono scritte tutte le cose che servono. E sì, logicamente nella parte bassa non leggo bene, perché naturalmente il foglio è stato stampato storto. Scusate, avevo promesso di non lamentarmi, adesso ci riprovo, ok? Iniziamo. Punto 1.
modello TT746-A. Questo modello lo potete trovare solo in motorizzazione, purtroppo non è scaricabile via internet. E cosa fare? In questo modello dovete inserire veramente quattro dati che sono nome, cognome, data di nascita, forse o codice fiscale o carta d'identità, non mi ricordo, non ne sono sicura. E sotto c'è uno spaziettino apposta dove dovete scrivere patente internazionale. Nel mio caso l'addetto poi mi ha detto che bisogna specificare lo stato in cui si va. Quindi nel nostro caso future au pair americane, patente internazionale Stati Uniti. Punto 2. Ci sono due bollettini autocompilati che troverete direttamente insieme al modulo, spero per voi, in motorizzazione, perché a volte non ci sono. Uno dove dovete fare due versamenti. Il primo versamento è da 9 euro e il secondo versamento è da 16 euro. Cosa portare ancora con voi? Due fototessere, naturalmente su fondo bianco, recenti. E allora, troverete scritto che le fototessere devono essere autentificate. Non preoccupatevene perché lo farà direttamente l'addetto una volta che voi arrivate allo sportello, quindi questa cosa può essere sorpassata. Sì, serve la fotocopia fronte retro naturalmente della vostra patente, ma non scordatevi di portarla anche con voi perché comunque deve essere controllata, e anche una marca da bollo da 16 euro che poi verrà fissa sul librettino che abbiamo visto prima. Qua il modulo mi dice: per i cittadini extracomunitari occorre presentare anche il permesso di soggiorno originale. E niente, quindi 16 16 9 fa 41 euro. In caso voi non possiate andare direttamente in motorizzazione, potete andare in una normale autoscuola. Il costo naturalmente aumenterà veramente tanto, quindi parliamo sui 60-70 euro almeno per fare la patente internazionale. Quanto dura la patente internazionale? Allora, le vostre agenzie, caro au pair, vi diranno di recarvi un mese, due settimane prima per farla, perché la patente internazionale ha validità di 12 mesi. Quindi, cosa succede? Se la vostra visa è esattamente di 12 mesi, dovete andare all'ultimo a farla, se no vi scaderà prima. Anche se poi comunque avrete la patente americana, teoricamente, e non vi servirà più. Comunque vi consiglio di andare almeno un mese prima, perché nella mia motorizzazione ci hanno messo veramente poco, in 7 giorni l'ho ricevuta, mentre so di altre ragazze che hanno aspettato la patente internazionale anche per 20 giorni circa, fatta direttamente in motorizzazione. Con tutto ciò, a tutte quelle che devono partire, auguro un buon viaggio, spero che vi sia stato utile questo video esplicativo, visto che io all'inizio non capivo assolutamente che cosa fosse la patente internazionale. E ci vediamo alla prossima, e non lo so, ogni volta alla fine dei video mi viene da scusarmi perché ho paura di essere un po' rompiballe, ecco, diciamo la parola giusta. Spero di vedervi presto sul mio canale e mi raccomando, se avete voglia, leggete anche il mio blog, sotto vi metto il link naturalmente. Ciao ciao! Comunque, vi prometto che nel prossimo video cercherò di cambiare congiunzione, sono aperte naturalmente le votazioni per scegliere la vostra preferita che utilizzerò, e mancano meno di 48 ore alla mia partenza per gli Stati Uniti, quindi caffè e cappuccini a tutti ragazzi, ci vediamo negli USA, ammirate il mio cappellino nuovo! Bubusette! Sono dalla famiglia da ben 48 ore e sono stanca distrutta, e credo che dalla mia faccia lo vedete benissimo. E oggi siamo andate a prendere l'albero di Natale vero, è stata un'esperienza super magnifica. Io veramente ho troppe cose da dirvi, spero di riuscire a fare un video questo weekend. Ciao ciao ragazzi, vado a nanna.